climatica senza giustizia sociale. La transizione sarà dura, richiederà prezzi economici e sociali molto alti. Non possiamo pensare di scatenare la terza guerra mondiale, una guerra civile, se non andiamo tutti assieme, se non concediamo anche alle fasce più deboli di fare questa transizione. Signori, ci stiamo preparando per la terza guerra mondiale. Questo deve essere impresso, tatuatevelo. Non c'è azione climatica senza giustizia sociale, non c'è. Indovina un po' perché in India inquinano tantissimo col carbone, perché quando poi si svilupperanno di più inizieranno a emettere anche loro di meno. Non c'è azione climatica se non c'è azione sociale. Terza RO, rompiamo il silenzio. È da 30 anni almeno che sappiamo che dobbiamo emettere di meno. Perché negli ultimi 30 anni serviva davvero, serviva una ragazzina di 16 anni con l'Asperger che andasse a Davos, all'ONU, a dire che non dobbiamo più emettere? Evidentemente sì, tutti quelli che dicono: ma perché finora nessuno ha fatto niente? È un'ottima domanda, questo non è un giro tondo. Io, magari anche voi, io sono incazzato perché io non so se tra 15 anni avrò un pianeta vivibile su cui vivere. Allora, noi dobbiamo essere incazzati, è bellissimo, i cartelli sono colorati, noi siamo felicissimi. Perché? Perché noi non siamo i brontoloni che pensiamo siano i complottisti dietro Greta. Noi siamo lo stesso felici, ma siamo incazzati. Io sono incazzato. Questa cosa dobbiamo farla passare. Dobbiamo farla passare che siamo incazzati. Non ne andremo mai fuori. Dovevano scendere i ragazzini in piazza, perché davvero gli adulti sono troppo immaturi per dire che abbiamo 8 anni, 10 anni per invertire l'emissione di CO2, perché sennò rischiamo di avere ondate di calore di 30 giorni all'anno che ammazzano migliaia di persone, davvero i ragazzini? Questa cosa riguarda noi. Quest'estate un po' anche a Brescia abbiamo visto un pochettino gli effetti, no? Della CO2, quando li vediamo un po' su di noi, ok? Iniziamo a scaldarci un po' di più con il riscaldamento globale. Perché? Perché se si sciolgono i ghiacciai, signori, i ghiacciai alimentano i nostri meravigliosi fiumi, eh? I ghiacciai alimentano le coltivazioni che noi abbiamo, la pasta, il vino, quelle cose che ci piace tanto fare perché siamo i più forti al mondo, made in Italy, le facciamo con l'acqua che viene dai ghiacciai. Senza i ghiacciai non c'è più vino, non c'è più pasta e magari mangiamo anche di meno, non c'è più birra, altro dramma. Signori, questa cosa riguarda noi, dal 30 al 50% del sud Italia rischio desertificazione. Dal 30 al 50%, metà Veneto, ok, qua siamo Brescia, possiamo odiare Verona, chi se ne frega, ma metà Veneto rischia di essere sommerso, il mare rischia di arrivare a Ferrara. Ma cosa vuol dire? Noi pensiamo che il clima sia uno degli altri problemi, no? Noi siamo ambientalisti, no? Perché vogliamo abbracciare gli alberi, bello, no? Zio, abbracciamo gli alberi e le erbette, saliamo i giardini. Ma questo non è un problema di ambientalismo. Finché continueremo a pensare che questo è un problema di ambiente e verrà messo nella categoria ambiente, fashion e moda, non ne andremo da nessuna parte. Il racconto deve cambiare. Questa è una cosa che riguarda tutti i settori, economico, sociale, politico, assolutamente. E soprattutto, senza azione politica, noi signori non andiamo da nessuna parte. Ed è questo che siamo qua a chiedere. Signori, dichiarate emergenza climatica.